Poter parlare proprio con il coach campione di tutto, piglia tutto, Marco. L'asso piglia tutto della pallavolo mondiale, Daniele Santarelli. Intanto appunto complimenti per l'estate e adesso si riparte, nuova avventura e nuovi obiettivi, che poi sono sempre quelli. Sì, assolutamente sì, il bello dello sport, il bello dello stare con club nazionali importanti. È stata una bella estate, ma è bella che è finita perché abbiamo già giocato la prima giornata di campionato, fra poco ci sarà il primo trofeo da giocare. Questa è la prima delle nostre trasferte, in un momento in cui giocheremo diverse trasferte, quindi siamo contenti per la squadra che abbiamo allestito, siamo contenti del cammino che stiamo facendo, però adesso è il momento di dimostrare. Avete cambiato poco, questo può essere un punto di forza. Sì, sì, l'anno scorso si diceva che poteva essere un punto debole il fatto che abbiamo cambiato tanto, abbiamo vinto 4 trofei, quindi anch'io pensavo come tutti gli addetti ai lavori che poteva essere un problema il fatto di aver cambiato tantissimo. Credo che era difficile migliorare un gruppo così, lo abbiamo fatto con degli elementi che credo che innalzeranno il livello medio della squadra e che permetterà a qualche giocatrice di rifiatare un po' in un campionato che a mio avviso è di buonissimo livello, vuol dire che potremo giocare con squadre di cosiddette di bassa fascia e rischiare, e dovremmo essere all'altezza, e quindi questo è quello che ha fatto la società, allestire un roster molto ampio. Speriamo ovviamente di stare bene fisicamente e di essere all'altezza di questo bellissimo campionato. Il problema a far oggi? Ma sarà, lo sappiamo, lo sapete anche voi, viene da due brutti infortuni, ha fatto una preparazione buonissima, sappiamo che il suo ginocchio per certi aspetti può subire qualche piccolo problema, niente di grave, noi vogliamo portarla a star bene, abbiamo la fortuna di avere un roster ampio, quindi quello che abbiamo deciso è di farla rifiatare per questa partita, di non farle fare 6 ore di trasferta ad andare e 6 ore a tornare. Credo che uno dei vantaggi di avere un club così con un roster molto ampio è anche questo, perché la giocatrice viene prima di tutto, non ovunque si può fare una cosa del genere, noi lo abbiamo sempre fatto in questi anni e continueremo a farlo. Ecco Daniele, di fronte questa sera a un Cuneo che invece ha cambiato abbastanza, reduce da un 3-2 contro Pinerolo, come andrete ad affrontare questa affermazione? Allora, noi con Cuneo abbiamo sempre fatto un po' di fatica, la maggior parte delle volte giocando qui, Cuneo cambiava negli anni, noi cambiavamo negli anni, ci sono quelle squadre che non si sa perché ma riesci a non esprimerti al meglio, mi aspetto che dopo un'ottima settimana di lavoro possiamo esprimerci sui nostri livelli. Io credo che il Cuneo sia una buonissima squadra, una di quelle da affrontare nel migliore dei modi, perché è una di quelle squadre che può togliere punti a chiunque, una di quelle squadre che lotterà per entrare tra le prime 8 a mio avviso in quello che ho già detto essere un campionato di altissimo livello. Quale sarà l'arma non te lo so dire, speriamo solo di giocare come ci siamo allenati questa settimana. Bocca al lupo. Viva il lupo. Grazie Daniele. Ciao. Allora subito, immediatamente, il cambio di testimone. Arriva da noi Massimo Bellano, che ritroviamo dopo il fusco. Massimo, stasera una corazzata di fronte, però intanto avete messo 2 punti in cascina che vanno già bene per la prima di campionato. Ah beh, sì sì, di sicuro. Poi oggi è tutt'altra partita, però per noi diventa un modo interessante per provare ad alzare il livello e vedere per quanto riusciamo a stargli dietro e come riusciamo a stargli dietro, per cui siamo molto curiosi di vedere come andrà questa partita. Come stanno le tue ragazze? Va bene, bene, tranne Terry che sta ancora recuperando e un po' alla volta si avvicina alla condizione migliore, le altre sono tutte disponibili. Senti Massimo, ti faccio una domanda un po' diversa, un po' personale, ma com'è la vita papà allenatore? È impegnativa ma bella, impegnativa ma molto bella, quindi bene così. Grazie Massimo, a voi. Bocca al lupo.